Recensire un atomizzatore richiede tempo, spazio, pazienza, dedizione, curiosità, interesse, onestà intellettuale. Bisogna provare. E in più bisogna portarselo dietro, vederlo e testarlo in diverse situazioni, provarlo con tanti liquidi, provarlo in varie modalità. Dopodiché, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 giorni dopo averlo testato, un vlogger dal basso della sua incompetenza può dare un piccolo punto di osservazione sull'atomizzatore. Detto ciò, buongiorno, benvenuti, andiamo a vedere l'atomizzatore di oggi. Ecco come vi arriva il Gate RTA di Ambition Mods. Questo è un sample che mi è stato inviato da Tisvapo e ringrazio appunto Tisvapo, Mimmo Melissa e il suo staff per avermelo inviato. Non so se sarà la confezione definitiva di questo atomizzatore, comunque sicuramente saranno queste le sue parti costitutive. L'atomizzatore arriva nella solita bustina plasticosa. Come ulteriore set di questo atomizzatore troveremo la chiavetta a brucola che tutti abbiamo imparato a conoscere nel corso dei nostri anni di svapo e il set di O-ring, di viti sostitutive delle torrette di serraggio e di un aggiustatore dell'airflow sotto coil che andremo poi a vedere nel dettaglio. Andiamo a vedere da vicino il nostro atomizzatore. È stato appena lavato nella lavatrice, anzi nella lavastoviglie ad ultrasuoni. È un atomizzatore che si presenta compatto, pesantuccio, ma comunque dal senso di sicurezza e di solidità. Ha un diametro di 22 mm, un'altezza di 52,8 mm senza drip tip e di 56,8 con il drip tip, una capacità che uscirà in due versioni da 2,5 e 3,5 ml, come in questo caso. Nella parte sottostante vediamo il pin, il tutto in acciaio, la scritta Gate RTA by Ambition Mods, numero seriale e quant'altro. Andiamo ad aprirlo. Ecco il deck dell'atomizzatore che presenta due viti, ahimè, a brucola. Il foro sostituibile sotto airflow, in questo caso da 1,5 mm, l'altro è da 0,8. Come vedete abbiamo un'ampia vasca per raccogliere il cotone. Infatti questo atomizzatore, ricordiamoci, ha il controllo del liquido, quindi direi che sono molto ben studiate questi asoloni per accogliere il liquido in maniera, come dire, costante senza intoppi. Torrette contrapposte. Nella descrizione di Ambition Mods c'è scritto che il tipo di torrette sono fatte per ospitare Upkale e Clapton Coil, e questo è O-ring di tenuta alla base, filettatura, e in più il sistema dell'airflow che prevede questi forellini. I tre fori sono da 1,2 mm e possono essere sostituiti da un'asola, anch'essa ovviamente parzializzabile, che ci permetterà di dare al nostro atomizzatore una spinta in più a seconda del nostro gusto di svapo preferito. Come vi dicevo, questo atomizzatore presenta la possibilità del controllo del liquido. Agendo su questa ghiera del top cap si potrà parzializzare, aprire e chiudere l'aria facendo semplicemente scorrere la sottocampana che adesso andremo a vedere. Andiamo a svitare questa ghiera che serve a tenere in sede il top cap. Questo è il drip tip dal foro molto ampio.
tenuto da due O-ring. Andiamo a togliere il perno che ci permetterà di variare l'afflusso di liquido al nostro alla nostra coil, e andiamo quindi a svittare, anzi a far slittare fuori la sottocampana, che è quella che permetterà, ruotandola, l'accesso del liquido alla coil. Un sistema che abbiamo già visto altrove, nulla di nuovo all'orizzonte. Quello che si può dire è che in un sistema economico come questo ce ne sono pochi, insomma è uno dei pochi sistemi economici che prevede il controllo del liquido, che io personalmente non amo tantissimo, ma che invece sembra essere una risorsa molto gradita da moltissimi vapor. Campana all'interno molto ben fatta, molto curata. Tank in vetro, non vado adesso a svitarlo e a toglierlo dalla sede perché l'ho appena lavato ad ultrasuoni e 90 su 100 lo rompo per farlo slittare sugli O-ring. E qui le ampie asole per il refill, che ovviamente avverrà dall'alto. Con un cotton fioc homemade andiamo a lubrificare gli O-ring con della glicerina o della base pronta, giusto per evitare spiacevoli sorprese. Operazione che si può fare anche con del burro cacao, ciò che più vi è comodo e utile. E poi lo andremo a buildare per la prima prova, ovviamente in vari watt, alla quale seguirà la nostra prova in TC e prova cotone a secco, per vedere come questo atomizzatore si comporterà in queste tipologie di svapo. Visto che il buon costruttore Ambition Mods dice che e dichiara che questo deck è fatto anche per ospitare delle coil complesse, e non avendone io a disposizione perché non ne utilizzo, andremo a fare una semplice rigenerazione con un 26 gauge di Cantal A1, 6 spire su punta da 2,5. Andiamo ora a eliminare le gambette. Direi che ci siamo. Stringiamo un po' ancora. Ok. Ho visto altre rigenerazioni, anche quella del sito ufficiale Naturvape, che è uno dei primi che ha messo in commercio l'atomizzatore, nel quale la coil veniva montata a pancia in sotto e poi inserita, insomma, nella coil. Io preferisco e prediligo la classica rigenerazione con le gambette giù, e porrò la coil in questa posizione in maniera tale che sia la parte superiore della coil sia parallela con le viti di serraggio. Diamo una semplice centrata e passiamo alla cotonatura. Per la cotonatura, che sulla quale io non mi sono mai soffermato nei video, però ne approfitto per questo atomizzatore di mostrarvi lo Scottish Roll, una tecnica molto decantata, molto temuta, da alcuni ritenuta superflua. Io la effettuo da quando rigenero e mi ci trovo molto bene, anche perché è molto semplice. Avendo a disposizione un pad di Muji, il cotone organico che trovate dappertutto a un prezzo economico, lo Scottish Roll è molto semplice. Si andrà a eliminare il primo velo, quello più esterno, ok, del pad. Alcuni consigliano di togliere solo da una parte, io lo tolgo anche dall'altra. Molto delicatamente, viene via molto facilmente.
ok? E una volta fatta questa operazione si andrà a sfibrare il cotone. Considerate che questo pad arriva ad essere allungabile 3 volte la sua lunghezza. Quindi fate questo semplice lavoro di sfibramento con delicatezza, senza creare buchi nella trama del cotone, ma semplicemente sfibrandolo e allargandolo. Io poi, che sono un pigro e che poi utilizzo il cotone di scarto per pulizie degli atomi e quant'altro, tolgo anche la parte più esterna del pad, perché generalmente presenta delle parti molto compressate, molto compatte, che poi in fase di roll mi danno problemi. Ok, lo sfibrate fino a renderlo praticamente trasparente, staccate la sezione che vi interessa di pad in base alla coil che dovete andare a buildare. Quando è diventato praticamente trasparente, iniziate lo Scottish Roll, che è come quando vi giravate le sigarette, che è questo. Eccolo qua. Nulla di complesso, nulla di esoterico, nulla di complesso. Girate e rollate il vostro pad. Punta in cima, come al solito siamo abituati a fare per i nostri cotoni. Io da quest'altra parte non la faccio, la lascio così. E vado a cotonare il mio atomizzatore. Ok, andiamo a cotonare l'atomizzatore. Solita regola che il cotone deve entrare, non essere lasco ma neanche troppo stretto. Qui direi che abbiamo imbroccato la misura giusta del cotone. Per il taglio del cotone, qui la situazione è abbastanza intuibile. Come abbiamo visto, ci sono delle ampie asole per accogliere il nostro cotone, quindi taglieremo il cotone all'altezza della O-ring sotto deck. Quindi ce lo portiamo giù e a questa altezza all'incirca lo tagliamo da una parte e stessa operazione dall'altra. Come consuetudine diamo una leggera sfibrata e allargata ai nostri baffi di cotone. Come vedete, in alcune parti si possono creare delle parti più compresse di cotone. È bene sfibrarle. Lo andiamo a lavorare in questa maniera. Lo si può fare anche con le dita in atomizzatori che non richiedono chissà quale procedura operativa complessa. Io prediligo il cacciavitino a taglio, passo delicatamente fra le fibre in senso longitudinale per eliminare quelle parti di fibre che nella fase di roll e nella fase di inserimento nella coil si sono rotte e semplicemente vanno a fare massa, volume, senza un reale utilizzo, senza una reale funzionalità. Cerco che entrambi i baffi abbiano la stessa quantità di cotone, siano equilibrati e siano lunghi nella stessa maniera. Dopodiché li andiamo a inserire nelle asole per contenerle. Andiamo qui, lo prendiamo, l'operazione è molto semplice, e inseriamo nelle asole il cotone, come al solito, senza pressarlo, senza violentarlo. Eccolo qui. Stesso lavoro lo facciamo anche dall'altra parte. Prendiamo il nostro cotone e lo andiamo a inserire nelle asole predisposte per accoglierlo, senza pressarlo, senza ammassarlo. Ecco qui, il lavoro finito è questo. Il nostro cotone è stato inserito correttamente. Adesso passeremo a condirlo con del buon liquido e farci la prima prova di degustazione. In questi giorni di prove ho avuto modo di testarlo con tabacchi singoli, chiari e scuri, con aromatizzati, con fruttati e con cremosi, anche se l'esperienza del cremoso è stata devastante, ve ne accorgerete nella prova in TC. Per la tipologia di atomizzatore, per la qualità del tiro,
perlomeno utilizzando gli airflow sotto coil in dotazione. Lo ritengo un atomizzatore più specificatamente per tabacchi di impronta dura e per miscele poco complesse. Nella mia voglia di sperimentare, di capire ancora meglio cosa possa offrirmi, lo proviamo oggi con la Baffometto Reserve, cercando di capire cosa ha da raccontarci con questa tipologia di liquido. Andiamo quindi ad agitare il liquido in questione e andiamo a liquidare il nostro atomizzatore. Ormai queste terminologie vapesche sono fantastiche, si usano termini in italiano che hanno tutt'altro significato e valore, tipo appunto liquidare, però sono simpatiche e le utilizziamo ormai a iosa, io per primo. Andiamo dunque a bagnare il cotone, aspettiamo che i primi goccioloni che scendono vadano a impregnare completamente il cotone. Ok, una volta fatta questa operazione si può provvedere a finire di sistemare nelle asole il cotone stesso, che adesso sarà più facilmente lavorabile. Perfetto, ancora due goccettine. Resistenza da 0,63. Andiamo adesso a inserire il tank. Siamo in battuta e adesso vediamo di chiudere il liquido prima di fare danni. Ok, le asole del liquido sembrano chiuse, direi di sì. Possiamo quindi passare a fare il refill. Adesso si è inchiodato perché è tutto lavato e per quanto lubrificato. Ok, adesso facciamo il refill dalle asole. Eccolo qua. Perfetto. Andiamo a chiudere il nostro atomizzatore. Gli mettiamo sopra la ghiera. Per finire di chiuderlo. E il suo drip tip. Ok. Operazione terminata, siamo pronti per testare e farci la prima degustativa di questo Gate RTE by Ambition Mods. Ho montato il nostro atomizzatore su questo tubetto che per facilità chiamerò EFRO 101. Come vedete, la resistenza che abbiamo ottenuto è di 0,61 ohm, si è assestata su 0,61. Lo mando a 14 watt per inizializzare la coil e vediamo cosa ha da raccontarci questo nostro atomizzatore Gate. Dunque, lo sto svapando con i tre fori tutti e tre aperti da 1,2. La coil, il controllo dell'airflow sotto coil da 1,5 mm e il tiro risulta abbastanza contrastato, strettamente MTL, tiro di guancia. La produzione di vapore, pur tendente al secco, è un atomizzatore che io mi sento di consigliare per chi ama tabacchi singoli. Tabacchi singoli e misture al limite non complesse e non tendenti ad aromatizzazioni troppo eccessive,
È un vapore che nel mio caso comunque soddisfa, nel senso che ha una buona produzione di calore, di vapore, una giusta temperatura del vapore, e attualmente, pur svapando a 14 watt, quindi insomma siamo ai minimi della soglia di flux, rende la svapata molto piacevole e molto aromatica. L'aroma è intenso, l'aroma è particolare, l'atomizzatore non perde, non piscia. L'ho portato in giro con me questi giorni, tra l'altro anche in una piccola escursione con tanto di camminata. L'atomizzatore non perde, il controllo del liquido. Ho avuto a un certo punto un problema con la ghiera, il perno che gli permette, il perno, insomma, perdonate i miei termini non tecnici, insomma, questa parte dell'atomizzatore che permette di modulare l'afflusso del liquido, ma non mi ero accorto del fatto che va posizionato a tentativi finché non si trova quello che ti fa scorrere in maniera lineare la sottocampana, se no altrimenti ci si trova nella situazione in cui la sottocampana rimane bloccato, ma era semplicemente mia imperizia nell'averlo messo male. Quindi il controllo del liquido, che non amo tantissimo, funziona bene, la coil viene alimentata benissimo, ritengo che gli assoloni allungati per l'afflusso del liquido siano ben studiati e ben congetturati in tal senso, e la resa aromatica sui tabacchi è veramente molto buona. Viste le dimensioni della campana e della camera di combustione, non andrei a svaparci liquidi eccessivamente complessi, che siano essi tabaccosi o di altra natura. Anche se devo dire che a coil attivata e avviata, un liquido come anche il limonero che ho provato in controllo della temperatura ha il suo perché e rende abbastanza bene. Per la prova in TC utilizzeremo il nostro caro Nifetal 48. Un 26 gauge su punta da 2,5, perché così diamo anche una bella impennata al filo, allo spessore, come dire, al riempimento degli spazi del deck del nostro Gator TA. Così, come si suol dire, andiamo l'utile al dilettevole, facciamo una prova di TC e anche una prova di fili un po' più, come dire, spessi e impegnativi. Quindi montiamo adesso la build e facciamo la nostra prova a cotone a secco. Perfetto, abbiamo buildato il nostro atomizzatore, lo abbiamo cotonato per la prova cotone a secco in controllo della temperatura, lo abbiamo schiaffato su una VT in box DNA 75, la ohm è da 0,17, come potete vedere, 15 watt, partiamo con 210 gradi centigradi, 5 secondi di attivazione. 1, 2, 3, 4, 5, stacchiamo. Il cotone sembra essere intonso, gli facciamo un'altra attivazione sempre sullo stesso cotone, sempre sulla stessa porzione di cotone. 1, 2, 3, 4, 5. Andiamo a vedere com'è la situazione cotone. Spostiamolo. Direi che la resa è pressoché fantastica, non c'è quasi ombra o traccia di imbrunimento del cotone. Ma va bene, andiamo a cambiare la temperatura e portiamolo a 220 gradi centigradi e vediamo quello che succede. Abbiamo spostato il cotone. 5 secondi di attivazione. 1, 2, 3, 4, 5. La ripetiamo. 1, 2, 3, 4, 5, anche abbastanza ravvicinata. Vediamo quello che è successo a 220 gradi. Come vedete, anche in questo caso l'imbrunimento è davvero relativo. Mi sposto più alla luce per agevolare il servizio, come diceva qualcuno. Come vedete, l'imbrunimento è davvero molto, molto relativo. Va bene, a questo punto andiamo ad implementare la temperatura. Vediamo se riusciamo a schiarire. 1, 2, 3, 4, 5.
Ok, e andiamo ai nostri 230. Ok? Il cotone lo spostiamo e andiamo. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Spostiamo il cotone. Beh, direi che è proprio una resa in TC da manuale. Cioè, come vedete, le tracce del cotone, pardon, le tracce di attivazione della coil sul cotone sono da manuale, direi. Quindi, teoricamente, ma anche praticamente, il nostro gate RTA di Ambition MOS si comporta bene in TC. A questo punto non ci rimane che sostituire il cotone, piazzarci sopra e in mezzo alle sue fibre del buon liquido e vedere a livello degustativo cosa ci racconta in controllo della temperatura questo atomizzatore. Viste le svariate prove per quanto concerne i liquidi con i tabacchi al quale sto sottoponendo questo gate RTA, per quanto concerne il TC, facciamo una prova diversa. Ce lo andiamo a svapare con questa cannella danese di Capella e vediamo l'effetto che fa. Tra l'altro, un liquido che io inavvertitamente ho preparato per mia madre che svapa su dispositivi a testine usa e getta. E giustamente, povera Stella mi diceva: ma come mai che le coil mi durano quanto un gatto in tangenziale? E io, che sono un esperto di cremosi e di aromi di questo tipo, dopo aver sentito il buon Amar e il buon Fogengin, ho avuto conferma che questo tipo di aroma è impestante ed è quindi normale che la vita delle coil di mia madre sia stata notevolmente ridotta e abbattuta. Per cui proviamoci questa cannella sul nostro gate RTA in controllo della temperatura e vediamo quello che ci racconta. Ok, andiamo a provare questo nostro gate RTA in TC. Vi dico subito che ho dovuto cambiare il liquido perché quella roba alla cannella non riuscivo a svaparla, a farmela piacere, non capivo se c'erano problemi di coil o quant'altro, perché proprio mi disgustava. Quindi ho sostituito quel liquido con il limonero di Artemisia e ho anche cambiato il drip tip perché non riesco a farmi piacere il drip tip originario del gate. Detto ciò, andiamo a provarci questo gate in controllo della temperatura, 230 gradi impostati, 17, 0,17 l'ohm, 15 watt l'erogazione. Allora, niente, funziona bene. Funziona bene in TC, stacca quando deve staccare. Lavora molto bene in controllo della temperatura. Dico che fino adesso non ho avuto nessun tipo di problemi, né di stacchi troppo secchi, né di contro di erogazioni sbagliate. Lavora molto bene tenendosi 10 gradi sotto di media la temperatura impostata e l'aroma ne esce molto molto buono. Sto svapando con un unico forettino aperto e niente, provatici superata, direi tranquillamente, ma d'altronde anche con la prova cotone avevamo buoni segni in tal senso. Che dire? Direi che va bene. Non scalda ovviamente, il tank è appena tiepido, la coil è con un 26 gauge, quindi abbastanza spinta, come si dice in gergo da vapor affezionato. Va bene, direi che va bene. Passiamo dunque alle conclusioni su questo atomizzatore. Atomizzatore che, come vedete in sovraimpressione, sarà presto disponibile su tsvapo.it al costo di 34,90 euro. Quindi siamo in un range di
atomizzatori economici ma prestanti. Ormai questa categoria di atomizzatori che sono usciti ormai nell'ultimo anno e mezzo all'incirca, di atomizzatori low cost ma fatti benissimo, performanti e con una resa ottima, sta continuando a stupirci e sta continuando a proliferare con nostra grande soddisfazione. Per nostra intendo non un plurale maiestatis, ma tutti coloro i quali vogliono svapare con soddisfazione e con una buona qualità senza spendere cifre improponibili. Per cui ritengo questo atomizzatore molto consigliato sia per la fattura stessa dell'atomizzatore, che risulta essere a prova di orologiaio, sia per la resa aromatica che con tutti i liquidi può dare la sua, il suo apporto, può dare la sua, più che dare, può dire la sua con diversi tipi di liquidi. Per cui niente, ve lo consiglio vivamente perché è un buon atomizzatore. A livello strutturale non si è inventato nulla, il controllo del liquido ricorda Skyline, dà comunque connessioni con altri atomizzatori che abbiamo già visto, ma poco importa. Il problema è centrale, la cosa più importante è che sia un atomizzatore che a un prezzo accessibile a tutti offra grandi prestazioni, ed è il caso di questo atomizzatore. Sarà quindi disponibile, penso, settimana prossima su tisvapo.it. Io non ho veramente null'altro da aggiungere su questo atomizzatore, per cui ci vediamo sicuramente in qualche live sparsa per il canale. Hasta lo svapo sempre, continuate a spacciare lo svapo a ogni angolo delle strade, amici, parenti che fumano, e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.